Museo Nazionale. 100 opere d'arte della storia d'Italia. Buongiorno da Luca Scarlini, direttore del Museo di Radio 3, che sempre più prende opere dai musei pubblici italiani e le unisce in un museo nazionale, appunto, che mette insieme opere di epoche lontane tra loro che si parlano in modi che talvolta nei musei non si sarebbe potuto pensare. Le informazioni sulla questione e sulle vicende e sulle acquisizioni del museo sono tutte seguibili giorno dopo giorno, ora dopo ora, sul sito museoradio3.rai.it. Oggi arriva da noi un capolavoro del tardo Settecento veneziano, Il Mondo Novo di Gian Domenico Tiepolo, e ce lo porta stappandolo personalmente dal Museo del Settecento Veneziano di Carezzonico Walter Curzi, che è docente associato di storia dell'arte moderna alla Sapienza e che è un esperto specialmente di pittura del Settecento, avendo realizzato anche mostre importanti sulla pittura nel Settecento a Roma. Carezzonico è la casa del Settecento veneziano, un palazzo di straordinaria bellezza che ha avuto una vicenda storica estremamente complicata e a cui ha dato la sua prima struttura così magnifica, specialmente per la sala delle danze in cui si espongono molti dei lavori più belli della collezione, Baldassarre Longhena, uno degli architetti principali del Settecento veneziano. E naturalmente dentro ci sono i tesori che rappresentano la Venezia del Settecento, quella che poi nelle vie di Venezia si vede parcellizzata, rivista in tutte le varie maschere vendute in ogni negozio. Il Mondo Novo è una visione di una Venezia al tramonto. Al professor Curzi di raccontarci la storia di questo quadro e cosa vi si trova dentro. Gian Domenico Tiepolo, Mondo Novo, 1791. Affresco staccato proveniente dalla villa Tiepolo di Zianigo, Venezia. 205 cm x 525. Venezia, Museo del Settecento Veneziano, Carezzonico. Ho pensato di portare al Museo di Radio 3 un'opera di Gian Domenico Tiepolo, un'opera dal titolo abbastanza criptico, Il Mondo Nuovo. Si tratta, come vedremo, di un affresco, di un grande affresco oggi staccato e conservato nel Museo del Settecento Veneziano di Carezzonico. Un affresco nel quale vediamo rappresentato una scena, direi, cittadina. Tanti personaggi visti di spalle che si accalcano intorno ad un oggetto che è difficile inizialmente da identificare. Questo oggetto è una sorta di casotto di legno che in realtà, a ben guardare, scopriamo essere un cosmorama. Prima di scendere nel dettaglio di questo strano e particolare dipinto, è bene un po' capire chi è Gian Domenico Tiepolo ed è bene raccontare una vicenda biografica che in fondo ci permetterà, come vedremo, di capire a fondo anche il soggetto del dipinto. Dicevo, l'autore dunque, Gian Domenico Tiepolo, pittore veneziano, nato nel 1727 e morto nel 1804. Chi è Gian Domenico Tiepolo? Noi oggi diremmo un figlio d'arte. La madre, Cecilia,
Era la sorella del pittore vedutista Francesco Guardi, ben noto, uno forse dei pittori di paesaggio più noti del Settecento veneziano. Ma sicuramente molti di voi conosceranno il padre, Giambattista Tiepolo, il pittore veneziano certamente più amato dall'aristocrazia veneziana, appunto, e non solo, dall'aristocrazia direi proprio europea, che si affida proprio alla sua fantasia, alla sua maestria. È un pittore con una tecnica straordinaria, con una capacità di inventare dei mondi nuovi veramente unici. Dicevo, appunto, un'aristocrazia che si affida a Giambattista per celebrare soprattutto le glorie familiari attraverso dei cicli dipinti che vanno a ricoprire le volte dei palazzi di Canal Grande o, in altri casi, gli ambienti delle ville in terraferma. Dicevo glorie familiari, potremmo aggiungere forse glorie familiari vere o presunte. Sappiamo infatti che Venezia, negli anni in cui operano i due Tiepolo, vive una crisi sociale, una crisi economica piuttosto profonda. Una crisi che tuttavia sembra proprio essere esorcizzata da una vita dedicata al lusso, agli agi o forse anche ad un desiderio di evasione che sembra trovare una sorta di manifesto proprio nella pittura di Giambattista. Giambattista popola in pratica le stanze delle dimore di questi committenti, delle divinità dell'Olimpo, degli eroi della Grecia, della Roma antica. Probabilmente molti di voi conoscono Palazzo Labia. Palazzo Labia, in quello che, è il salone, che era il salone da ballo, in scena un lussuoso banchetto dove i protagonisti sono Antonio e Cleopatra. Oppure a Palazzo Pisani, sempre a Venezia, in una delle volte degli appartamenti, il padrone di casa viene raffigurato, accolto nell'Olimpo, niente di meno che da Venere e da Giove. In tutte queste imprese pittoriche, accanto a Giambattista, troviamo appunto il figlio Giandomenico, come aiutante. Giandomenico potremmo dire che vive la maggior parte della sua carriera professionale all'ombra del padre, in questi importanti cantieri pittorici che lo vedranno poi anche in luoghi come Wurzburg o, come vedremo più avanti, in Spagna, per la decorazione di Palazzo Reale. C'è una data tuttavia importante per la vita di Giandomenico, questa data è il 1757. È un anno importante perché lo troviamo nel solito cantiere allestito per la decorazione di una delle ville venete, siamo a Villa Valmarana nei pressi di Vicenza, ma questa volta Giandomenico si affranca dal ruolo di aiutante del padre. Mentre infatti il padre affresca le stanze della villa padronale, con i soliti soggetti mitologici, con i soliti eroi, in questa volta tratti dall'Eneide come anche dalla Gerusalemme liberata, Giandomenico lo vediamo operare autonomamente negli ambienti della foresteria della villa. Ambienti dove il pittore, oramai trentenne, si appassiona alla rappresentazione del mondo reale, di ciò che lo circonda. Rappresenta dei braccianti in maniche di camicia sotto l'ombra dei gelsi, delle vecchie contadine che raggiungono il mercato paesano con grandi ceste, grandi panieri ricolme di uova. Il suo è uno sguardo quindi sulla quotidianità. È un mondo fatto di gente povera, potremmo dire quasi di personaggi manzoniani, che diventano i protagonisti di una narrazione semplice, spontanea, quindi molto distante da quella ampollosità, da quella retorica che caratterizza negli stessi anni invece proprio i dipinti del padre. E qui arriviamo appunto alla nostra opera, perché con i guadagni degli affreschi di Villa Valmarana, 4.000 ducati, quindi una cifra molto importante, la famiglia Tiepolo acquistò una villa. Potremmo dire che questo è proprio l'attestato più significativo della fama e dell'agio che ha raggiunto Giambattista. Giambattista acquista una villa di campagna alla stregua di un nobiluomo, di uno di quei tanti aristocratici
di cui appunto lui stesso aveva affrescato le pareti. Per la verità, Giambattista non è che si godette molto questa villa, perché pochi anni dopo l'acquisto fu chiamato in Spagna, come ricordavo prima, fu chiamato a Madrid per la decorazione della sala del trono di Palazzo Reale, e non farà più ritorno in patria, perché nel marzo del 1770 lo coglie improvvisamente la morte. La villa viene ereditata proprio da Gian Domenico, che ne fa la sua residenza privilegiata, la sua casa amata e in cui visse per lungo tempo. E proprio al ritorno dopo la morte del padre da Madrid inizia ad affrescarla e continuerà a lavorare in questa villa fino alla sua morte, quindi una trentina di anni in cui lì la pittura diventa per lui una sorta di passatempo, ma un passatempo che finirà per restituirci uno dei cicli ad affresco, a mio avviso, più commoventi, più toccanti proprio della storia dell'arte italiana. E di questo ciclo fa parte appunto il dipinto da cui siamo partiti, Il Mondo Nuovo. Nelle sale di Carezzonico ci sono anche i quadri di Pietro Longhi. Il museo conserva una delle collezioni principali. Quadri che, a differenza di quelli di Gian Domenico Tiepolo, hanno un sentore minore di congedo e abbandono, ma d'altra parte sono eccezionalmente felici nel rappresentare scene della vita veneziana nella suo svolgersi, scene in cui vi sono appunto i comici di teatro, piuttosto che i cavadenti, piuttosto che le svariate personalità che giungevano nella città. Il Mondo Nuovo di Gian Domenico Tiepolo fa parte di un mondo di opere che gli artisti, nell'epoca in cui Goya fa comprendere al mondo che esiste un'arte per la corte, un'arte per se stessi, in modo come mai prima era stato realizzato da un artista, lo stesso accade per il grande pittore, il quale, seguendo ciò che il padre Giambattista faceva nel mondo della caricatura, nella rappresentazione dei Pulcinelli, come aveva raccontato una magnifica mostra qualche anno fa che si chiamava Tiepolo, ironia e comico, usava queste figure per raccontare un mondo estremamente inquieto. Nel Settecento italiano le maschere servono per rappresentare scene di melanconia, scene di inquietudine. Gian Domenico Tiepolo coglie esattamente il punto di questa rappresentazione, siglando opere per se stesso che egli vuol chiamare, con un'ironia suprema, i divertimenti degli ragazzi, insomma, uno straordinario gioco da bambini. Museo Nazionale, 100 opere d'arte della storia d'Italia. Gian Domenico Tiepolo, Mondo Nuovo, 1791. Venezia, Museo del Settecento Veneziano, Carezzonico.
Nel portico della villa di Zignago, su una parete lunga 5 metri e alta 2 metri, Gian Domenico nel 1791 potremmo dire che torna a osservare e a rappresentare il mondo che lo circonda, così come aveva fatto, l'abbiamo ricordato prima, nella foresteria di Villa Valmarana. Questa volta però non è la campagna, come vi dicevo, o non sono i contadini che lo interessano, ma è una scena proprio di vita cittadina. Una scena che doveva probabilmente aver colpito l'immaginazione del pittore quando vi ci si imbatte in una delle tante piazze veneziane dove, questo ce lo ricordano i tantissimi gran turisti, viaggiatori dell'epoca, non mancavano occasioni di divertimento, di intrattenimento, offerte spesso proprio alla curiosità del popolo, come anche dei molti visitatori della città lagunare. Nell'affresco Gian Domenico raffigura appunto un folto gruppo di persone, quasi tutte viste di spalle, su questo particolare poi torneremo, e come vi dicevo prima, persone che si accalcano intorno a questo casotto di legno che abbiamo individuato essere un cosmorama. Cos'è un cosmorama? È un dispositivo ottico che potremmo in qualche modo dire una sorta, definire come una sorta di antenato del cinema. Un sistema in realtà di pannelli dipinti, di specchi e di proiezioni dava la possibilità di immergersi, guardando attraverso una piccola apertura, dentro un paesaggio che di solito rappresentava un paesaggio nuovo, un paesaggio sconosciuto. E direi che possiamo ricordare a questo proposito che erano passati pochi anni da quando un esploratore che probabilmente voi conoscete, l'esploratore britannico James Cook, aveva fatto il giro del globo, e nel fare appunto questo giro del mondo aveva scoperto delle terre del tutto inesplorate, era il caso della Nuova Zelanda o il caso dell'Australia. Questo esploratore si era portato con sé un pittore, Hodge, che ritornando a Londra dopo un viaggio che era durato 3 anni, aveva poi riprodotto quei luoghi, l'aveva tradotti poi in stampe, che avevano circolato un po' in tutta Europa e che avevano in qualche modo per la prima volta restituito l'immagine appunto di terre lontane, di terre esotiche, Tahiti, l'isola di Pasqua, la Nuova Zelanda appunto, come dicevo. Ma in questo caso quello che ci interessa osservare è proprio il modo nel quale Gian Domenico rappresenta la scena, e per capirlo a fondo, per capire appunto, potremmo dire proprio la qualità dello sguardo del pittore, potrebbe essere utile ricorrere a una testimonianza dell'epoca, nella quale, a mio avviso, possiamo in qualche modo ritrovare la stessa sensibilità, quell'aria, come vedremo appunto, un po' bonaria, un po' divertita, ma dove non manca anche una critica piuttosto amara. E questo testimone che vi dicevo appunto, secondo me ha un'aderenza proprio nel raccontare in questo caso la Venezia che visita con il nostro pittore. Questo testimone, dicevo, è Goethe, che così racconta nell'autunno del 1786 una delle sue giornate veneziane. Ieri fui alla commedia del Teatro San Luca, che mi ha molto divertito. Ho veduto una recita estemporanea di maschere piena di spontaneità, di energia e di bravura. Ce n'è per 3 ore di divertimento tra i voltafaccia più incredibili. Ma anche qui, una volta di più, il popolo è la base su cui poggia ogni cosa. Il pubblico partecipa allo spettacolo e la folla si fonde in un sol tutto con la rappresentazione. Per l'intero giorno, sulle piazze e sulle rive, nelle gondole e nel palazzo, compratori e venditori, mendicanti, barcaioli, comari, avvocati e loro avversari, ognuno non fa che muoversi, trafficare, armeggiare.
Parlano e spergiurano, gridano e offrono merci, cantano e suonano, imprecano e fanno chiasso, e la sera vanno a teatro e ascoltano la loro vita del giorno, artificialmente ricostruita, riprodotta in veste più seducente, arricchita di invenzioni, straniata dal vero per mezzo delle maschere, simile al vero negli usi e nei costumi, e ne godono infantilmente. Gridano di rimando, applaudono, schiamazzano, dal giorno alla notte, anzi da mezzanotte all'altra è sempre lo stesso. Mentre sto scrivendo, fanno un baccano indiavolato sul canale sotto la mia finestra e mezzanotte è già passata. Ci sia o non ci sia motivo, hanno sempre da questionare. Il professor Curzi ci ha raccontato come il panopticon, il cosmorama, il diorama fosse una visione che nel Settecento faceva vedere il mondo, e il regista Ettore Scola ha usato Il mondo nuovo di Gian Domenico Tiepolo come titolo del suo film sulla rivoluzione francese, che si chiama appunto Il mondo nuovo nella versione italiana, in cui uno stranito Enzo Iannacci interpreta un cantimbanco, un giullare da fiera, che fa vedere al pubblico la rivoluzione francese appunto con il mondo nuovo. Ci sono dei fondalini di carta piccoli e le varie figure, il re, Luigi, Marie Antoinette e tutti gli altri che hanno da affrontare la rivoluzione, che vengono presentati uno dopo l'altro. Nel mondo del tardo Settecento, Venezia di per sé è un mondo nuovo e un panopticon. Le persone che giungono da tutti i vari luoghi del mondo a vedere la gran città restano sconvolti e sbalorditi dalla quantità di occasioni di teatro, di spettacolo, di divertimento che si danno. Entriamo ora nel dipinto del nostro Gian Domenico Tiepolo. Immaginate di essere di fronte al nostro dipinto. Un dipinto, l'ho ricordato prima, molto importante come dimensioni, sono 5 metri di lunghezza per 2 di altezza. La folla, come vi dicevo, che Gian Domenico osserva e rappresenta, non sa di essere osservata, perché Gian Domenico si pone alle spalle del gruppo ed è come se fotografasse la scena in cui una sorta di massa indistinta, una massa che non ha un'identità, proprio perché noi non vediamo i volti dei protagonisti, una sorta, potremmo dire, di antiritratto,
in cui vi dicevo appunto una umanità indistinta di ogni classe sociale, questo lo capiamo dalle vesti, dalle parrucche, dagli oggetti appunto che tengono in mano questi personaggi, si lascia guidare, possiamo immaginare in una confusione febbrile, la stessa confusione che ci ha ricordato Goethe, da un uomo che vediamo in piedi su uno sgabello, che con un'asse di legno cerca di dirigere le operazioni di chi vuol godersi lo spettacolo, di chi vuole avvicinarsi a quella finestrella che gli permetterà di guardare all'interno del casotto per poter osservare questo spettacolo inedito, nuovo, straordinario. Bisogna che voi osserviate anche come appunto Gian Domenico guarda queste figure. Ne osserva gli abiti originali, le parrucche strane, ne osserva in qualche modo anche gli atteggiamenti e li trasforma, trasforma questi personaggi in una sorta di teatro di marionette, come se a questo punto noi cogliessimo lo stupore di questo artista che guarda appunto sorpreso e in quella punta di amarezza che contraddistingue direi sempre le sue opere, questa frenesia, una frenesia inutile, una frenesia di cui in fondo non si capisce la ragione. Ed è così che questo affresco diventa una sorta di specchio di una società che nell'evasione sembra voler proprio dimenticare la propria realtà, il proprio quotidiano. Gian Domenico questo ci dice. Cioè osserva, non osservato, un mondo che in fondo non capisce, un mondo con aria bonaria forse, però appunto denunciando la vacuità di questo mondo, denunciando questo chiasso appunto, questo movimento, lo stesso movimento che ci raccontava appunto Goethe, queste discussioni inutili, e questa ricerca di evasione, lo ripeto ancora, che in qualche modo è qualcosa che allontana tutte quelle figure dalla dimensione del reale, del quotidiano. Non è questo, peraltro, il solo dipinto che in qualche modo ci denuncia questo sguardo di Gian Domenico. Vi ricordavo prima che Gian Domenico lavorerà nella villa per una trentina d'anni. E dopo Il Mondo Nuovo, dopo appunto quest'opera, continuerà ad affrescare altre stanze e in fondo ritroviamo sempre quello stesso tono che vi ho appena descritto. In una delle stanze in cui lavorerà due anni dopo, cioè siamo nel 1793, decide di allestire un ciclo pittorico che ha come soggetto Pulcinella. È abbastanza sorprendente, non tanto, è vero che appunto Venezia è già nel Settecento la città del carnevale, il carnevale era uno degli eventi a cui accorreva il pubblico di tutta Europa, ma è abbastanza curioso che Gian Domenico, che è stato protagonista di cantieri pittorici, come ricordavo all'inizio, dove le pareti diventano la messa in scena per le divinità dell'Olimpo, per quegli eroi appunto nel quale i committenti si rispecchiano, lasciano il posto ad una maschera, a Pulcinella. Noi quindi troviamo il Pulcinella innamorato, il Pulcinella che gozzoviglia, il Pulcinella saltimbanchi, un'intera parete appunto in cui le scene hanno un unico protagonista, la nostra maschera napoletana. Nella volta, peraltro, quella volta dove appunto da qui nei cantieri del padre si affacciavano Venere, Marte, Apollo, Giove, nella volta in realtà noi troviamo quattro figure mascherate da Pulcinella che giocano all'altalena. Direi che proprio questa volta, in fondo anche come l'affresco Il Mondo Nuovo, è emblematica della fine di un'epoca. Una fine di un'epoca che faceva i conti, non si dimentichi le date in questo caso, con una rivoluzione che rimetteva in discussione l'ordine sociale, nella speranza evidentemente di un cambiamento che, a dire il vero, il nostro Tiepolo
sembra guardare con un assoluto disincanto. Naturalmente il quadro che ci ha portato il professor Curzi, Il Mondo Novo, dialoga sempre secondo la struttura che molti musei non potrebbero, non vorrebbero realizzare, ma che Museo Nazionale di Radio 3, museoradio3.rai.it può realizzare con grande leggerezza, con La Flagellazione di Cristo di Caravaggio, quindi un capolavoro del mondo barocco e un capolavoro del mondo settecentesco tra Napoli e Venezia che dialogano. E Carezzonico, in sostanza, è anche la casa di tutto quello che è il mondo delle arti applicate del Settecento veneziano. Nella casa di Zia Nigo, dove Giandomenico Tiepolo creò gli affreschi che poi vennero strappati e che, come il professor Curzi ci racconta, vennero salvati per miracolo quasi dalla rapacità di eredi che volevano imporli e venderli sul mercato, ciò che accade in sostanza è che si rappresenta un mondo che non si vede più in faccia, un mondo visto di spalle, ed è una immagine assai chiara di un'epoca che dall'epoca, come dire, della ragione va verso un mondo della sensitività, della sensibilità. Di spalle sono tanto i pulcinelli di Giandomenico Tiepolo quanto i viaggiatori di Caspar David Friedrich che osservano luoghi pieni di nebbie. Venezia si congeda su una musica straordinaria e su un'aria melanconica come l'Arianna di Benedetto Marcello, e Giandomenico Tiepolo è geniale a cogliere questa sensazione del tempo.
Walter Curzi ha raccontato Mondo Novo di Giandomenico Tiepolo. Spero appunto con quello che vi ho appena raccontato che ci sia il desiderio da parte vostra a questo punto di andare a vedere l'opera anche nel museo di Palazzo Rezzonico. Come vi dicevo, lì ritroverete proprio l'appartamento del pittore, ritroverete tutti i cicli appunto che in qualche modo ornano quell'appartamento, quel manifesto, come l'ho definito, di un'epoca che si chiude. E lì a Venezia avrete modo naturalmente di confrontare quel contesto, quelle opere, con quanto lascia il padre Giandomenico. Per esempio, fate un salto a Palazzo Labia, badate bene, in quel caso dovrete chiedere un permesso perché oggi quel palazzo è sede della RAI, e lì ritroverete appunto nella sala da ballo quel meraviglioso affresco con Antonio Cleopatra, che è forse una delle opere più celebri del padre di Giambattista. E nel confronto appunto fra queste opere capirete due mondi che si guardano, ma che in qualche modo sono estremamente distanti l'uno dall'altro. Come dice Marcello Mastroianni nelle vesti di un anziano, Gian Giacomo Casanova nel Mondo Novo di Ettore Scola, si fanno le cose per amore dell'intrigo, per senso del teatro, ed è il senso del teatro una delle maggiori realizzazioni del Settecento italiano. Non per caso a Firenze, alla fine delle dinastie Medice, Giandomenico Ferretti metteva in scena infiniti arlecchini. A Roma, alla corte papale, per Leone Ghezzi, maestro della caricatura, giocava con i pulcinelli. Giandomenico Tiepolo altrettanto mette questi pulcinelli che guardano il mondo, questi personaggi di estrazione popolare che guardano il mondo nuovo, la macchina di rappresentazione mirabile e meravigliosa. In buona sostanza, quello che accade nella rappresentazione settecentesca è il bisogno di cogliere il momento in cui vi sia una precisa conoscenza dell'oggetto, ma la precisa conoscenza dell'oggetto, razionale, filosofica, come voleva la consapevolezza del tempo, produce matematicamente melanconia. E la melanconia di Giandomenico Tiepolo è pari a quella di certi quadri di corte di Goya, pungente, come il professor Curzi, raccontando quello che sta dietro il mondo nuovo, meravigliosa macchina di rappresentazione di una Venezia al crepuscolo e al tramonto, che ha arricchito le stanze del museo di Radio 3, museoradio3.rai.it, ponendosi accanto alla flagellazione di Cristo di Caravaggio. Un saluto da Luca Scarlini dal Museo Nazionale di Radio 3. Thank you.
Museo Nazionale. Regia di Valerio Giannitti. A cura di Monica D'Onofrio e Cettina Flaccavento. Musiche scelte da Valerio Corzani. Per scaricare e riascoltare questa puntata, museoradio3.rai.it.